La genovese è classica, voglio uno dei piatti più amati della tradizione napoletana. Io, essendo napoletana all'estero, e che facevo? Non la portavo, perché in Germania la genovese come deve essere fatta. Cottura perfetta, la carne che si scioglie in bocca, la cipolla che è diventata una caramella. Insomma, in poche parole, continuate a vedere il video, perché sta genovese che ho fatto io è la fine Romuna. Vieni a vedere il resto del video, vieni. Eh sì, voglio, si deve piangere un poco. Questa è tanta, tanta cipolla. Con tanta cipolla, che si va a fare uno dei piatti più iconici della tradizione napoletana, la genovese. Io per questa genovese ho scelto girello di vitello e la parte del collo di manzo, che anche questo, quando va a cottura lunga, diventa burro. Ma mo, parlammo poco e andiamo a faticare, che questa genovese la già fa fino al mondo. Venite con me. Allora, partiamo con una bella caccavella, bella capiente. Olio extravergine d'oliva. Voglio, qua non lesinate, mettetene abbastanza perché poi dopo la carne da, insomma, da rosolare abbastanza. Mettiamo carota e sedano dentro, non molto, e facciamo rosolare piano piano. Allora, voglio, mo, nel frattempo che si va a soffriggere tanto bello, faccelo vedere già dentro, io. Bello, crunch, crunch, crunch. Sedano e carote, io mi vado a tagliare i pezzi di carne grossi in maniera grossa. Se li facciamo piccoli, poi dopo si spappolano perché devono cuocere 3-4 ore. Allora, che faccio? Voglio, guardate, io mi vado a tagliare proprio dei pezzettoni perché poi dopo questa carne andandosi a cuocere diventa morbida. Ma allo stesso tempo, io poi dopo, arrivata a 3 ore di cottura, me la alzo e poi dopo me la vado a tagliare a pezzettini piccolini. Però, mo'. Facciamo una cosa a volte perché mo ce ne vuole di tempo. Adesso voglio, prendete i pezzi e ce li andate a mettere sopra. Ma vi devo spiegare una cosa velocissima, che questa va, insomma, è la regola per fare qualsiasi tipo di piatto con la carne. Non andate a girare subito la carne, oppure non fate lo stesso errore che fanno in tanti. Chiamatemi sa carne e dopo 2 secondi girate, girate. Perché? Adesso dobbiamo far chiudere per bene i pori della carne e dobbiamo praticamente far uscire una bella rosolatura, quella rosolatura che rende poi il sapore unico e fantastico. Quindi rimanete prima così e fra poco lo giriamo. Aspettatelo un po'. La reazione di Maillard è questa qui, vedete? Praticamente adesso andiamo a girare con calma i pezzetti di carne, vedete? Che ormai hanno assunto proprio un bel colore di rosolatura, vedete? Andiamo però sempre a girare con tutta la calma, perché vedete che bel colore anche qui, che bel colore? Perché se adesso andiamo a girare sempre ti fa quell'effetto bollito. Quindi andiamo con calma, andiamoci a girare i pezzi e facciamo rosolare anche dall'altra parte. Riesci a vedere? Prima che si affumica tutta la telecamera, come sono i pezzi di carne ben rosolati, vedete? Adesso ovino bianco e zio Renato, ce ne mettiamo dentro, tanto bello. E adesso non dobbiamo fare altro che far evaporare l'alcol, perché a noi ci interessa soltanto la parte alcolica. Quindi, siccome mo la pentola è troppo grande per questa cucina, non ha fatto neanche. Vabbè, non fa niente. Però, voglio, adesso aspettiamo che l'alcol evapori e ci mettiamo l'uovo di cipolla vinta. Allora, fate così. Ok, l'alcol è andato via, ci rimane solo la parte alcolica. Adesso va giù, arriva la parte più bella, ma anche la parte un pochettino più, come vi posso dire, che dovete aspettare, voglio aspettare. Mettete un sacco di cipolla dentro. Normale, la regola è che deve essere la cipolla il doppio della quantità della carne. Quindi io qua poi ce l'ho messa ancora di più. Ma guardate a me. Girate un poco, tanto bello, ok? Ammischiato tanto bello. Guardate qua, io ci vado a mettere un bel po' di sale, ammischiamo un altro poco. Mo voglio, guardate a me, coperchio sopra, abbassate la fiamma al minimo e fate cuocere almeno 3 ore, 3 ore e mezza, ma anche 4, ma fiamma bassa. Ogni 20 minuti, 30 minuti. Andate sempre un po' a girare. Noi ci vediamo. Non ci vediamo più tardi. Sono passate 3 ore e mezza.
3 ore e mezza. Guarda qua, va. Senza aggiunta di acqua, già ve l'ho detto, eh. Guardate qua, è diventata proprio caramelle. Guardate qua, si pezzi di carne. Ma che facciamo? I pezzi di carne me li alzo e me li vado a mettere da parte, perché mo me li vado a tagliare piccolini. Ma vieni qua. Guarda qua, va. Guarda qua, va. Ma che è? O burro. Guarda qua, va. Se non ti faccio venire igiene, questo è il collo. E chi si o vitello, guardate qua, guardate. Se sprantumo, vieni a capire. Vai io, vieni a capire. Mamma Isa carne. E nel frattempo, ma va che spazzo esito, perché mo calamo pure la pasta. Allora, mo guardate a me, si pezzi di carne, guardate qua come si sfrantumano, guardate qua com'è bella, mamma mia, mo si pezzi di carne me li vado a mettere in un poco di questo, di questa marmellata di cipolla, così la possiamo chiamare, così deve essere chiamata. Mo voglio, di qua io mi vado a calare i siti che abbiamo spezzato, come sempre la pasta si cala a sentimento. Qua dentro ci vado a mettere pure un bel mestolo d'acqua e voglio qua dentro ci vado. Lo poco poco è basilico. Lo poco poco è basilico. Lasciamo cuocere fra 4 minuti. Alziamo la pasta. Ci mettiamo cadinti a fanim. Poi il resto della carne me la ci mise coperta. Pure il resto della genovese. Guardate qua. Perché in questi giorni tenetevi pronti, perché tengo una ricetta che fa paura. Occhio, però mo ci accontentiamo la genovese normale. Voglio come sempre, la pasta deve essere tosta, tosta. Se si è scritto 7 minuti al dente, voi agacciate a 4 minuti. Il resto, mo, la facciamo continuare a cuocere qua dentro. Guardate qua, guardate, guardate qua, guardate. Una cosa mi è caduta, però è a fine non. Mo che fai qua dentro? Ci metto un bel mix di pecorino e parmigiana. Unità di misura? Assassin. Guarda che crema, guardate qua, dicite la verità, mo sta da solo in piatta, assaggiare e è inutile, dai. Ma raccomando, piatti abbondanti a casa, no, che lì cose 50-60 grammi e cose, sì sì è vero, siamo in dieta, però un piatto di questo è... quante calorie abbiamo calcolato? 700? Sì, 780. Sono 780 kilocalorie per un piatto da 120 grammi di pasta e di 80 grammi di carne. Quindi se vi mangiate questo, dopo non vi mangiate quasi niente, potete prendere uno spuntino, qualcosa di leggero, e state a posto. E rimanete nel vostro ambito calorico. Imo. La carne o burro. Oh, io un abbraccio a genovese a fine del mondo. Ciao, io.